Operazione della DIA di Catanzaro, oggi a Cosenza, 18 persone sono state arrestate da polizia e carabinieri per associazione mafiosa e 3 omicidi compiuti tra il 1998 ed il 2000 nella guerra di mafia che insanguinò la città. L'indagine, ultima fase dell'operazione denominata Terminator, ha colpito la cosca Lanzino Ruà Cicero, indagati anche 3 politici cosentini con l'accusa a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Oltre 54 persone sono state arrestate nel corso di un blitz della Guardia di Finanza di Taranto in una maxi operazione contro il traffico di rifiuti. La Procura di Lecce indaga su un presunto giro di rifiuti tossici e speciali che venivano spediti in Cina per essere rielaborati. I container venivano spediti da diversi porti italiani, tra cui quello calabrese di Gioia Tauro. L'operazione Gold Plastic ha portato anche al sequestro di beni per oltre 6 milioni di euro nei confronti di 21 aziende. È stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre era sul suo furgone fermo in un parcheggio nel rione Pellaro a Reggio. È morto così ieri sera Vittorio Bruno Martino, imprenditore di 46 anni, trasportato in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero. Martino, che era titolare della società Eco MRF, proprietaria di alcuni terreni e gestiva il bar interno all'aeroporto di Reggio Calabria, nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per smaltimento illecito di rifiuti. Prefettura, Procura, Tribunale e Forze dell'Ordine individueranno l'illegalità economica attraverso la Camera di Commercio a Reggio Calabria. E quanto permetterà di fare il protocollo d'intesa firmato oggi, che agevolerà la magistratura e le forze dell'ordine nell'identificare imprese, aree e settori economici a rischio di penetrazione criminale, consentendo l'accesso ai registri delle imprese per monitorare le attività economiche. Non è Sorical ma la regione che determina i meccanismi tariffari e stabilisce gli incrementi annuali. Così la società di gestione delle risorse idriche risponde al contenuto della relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Calabria. La società regionale era finita nel mirino a causa della riduzione dei volumi dell'acqua nelle abitazioni, così come è avvenuto a Catanzaro, Crotone, Ciro Marina e Reggio Calabria ed in altri comuni calabresi morosi nei suoi confronti.